C'era una volta, tanto tempo fa, un paesino di nome Witzenburg. A Witzenburg gli anni trascorrevano secondo i ritmi delle stagioni e la brava gente, semplice e legata a tradizioni antiche, non aveva tanti grilli per la testa. Poi un giorno il postino portò notizie dalla grande città. Parole nuove cominciarono a circolare in paese. Vapore, treno, miniere, progresso. Parolone spaventose per alcuni e cariche di meraviglia per altri. Fu così che i compaesani che amavano pensare, o quantomeno fingere, di andare d'amore e d'accordo, iniziarono a discutere e poi a litigare. Le novità, si sa, possono fare una gran paura. E non pochi dei bravi cittadini di Witzenburg covavano il timore che questo futuro, di cui tutti si riempivano la bocca nemmeno fossero succulenti knödeln, significava dimenticarsi del passato, di tradizioni e superstizioni antiche ma ancora importanti. Alle meraviglie di fiabe e racconti, polverosi come un vecchio comosbilenco e pieno di ricordi, si contrapponeva la meraviglia tutta scintillante del progresso. Una cosa certo non era cambiata. Le famiglie di Witzenburg litigavano con la stessa veemenza di un tempo e a forza di litigare e litigare non si accorsero che alle stagioni non importava un fico secco delle loro scaramucce e in men che non si dica nevicava ed era in arrivo il Natale. La memoria è una cosa strana a volte, come un gatto che non vuol farsi prendere per poi piombarti sulle ginocchia all'improvviso. La gente di Witzenburg non si stava scordando solo il Natale. Si era scordata... anche la mia memoria certe volte facilecca. Infatti non ricordo com'è che finì la storia. So solo che è tardi e domani è Natale. È tempo di rimboccarvi le coperte, chiudere gli occhi e sognare, perché una cosa non me la sono scordata di sicuro. La notte di Natale è magica.